Lei si lascia condizionare il pensiero? No, assolutamente, se ho un'opinione rimane quella. Vino Marsala, Lyon, Marsiglia, si sa che la Francia è molto rinomata per i vini. Da dove arriva? Dalla Francia. Cina, mi dica un paese asiatico che lei si ricorda. Cina. Pomodoro Pachino, da dove arriva? Dalla Cina. La Tumennese, Vienna, Austria, da dove arriva? Dall'Austria. Le pesche di Bivona, Vienna. Allora, stai mischiando cose, perché Vienna è una cosa e Bivona è una cosa. Bivona è in Sicilia. Hai detto pesche, che pesche vengono in Bivona? E Vienna dov'è? Vienna è in Alta Italia. La Tumennese, la Toscana è un posto dove si produce tanto formaggio, tanto olio. Da dove arriva? Dalla Toscana. No, ma minchia, domande troppo facili. Non mi fate ingannare. Russia, malgrado il periodo non sia più fiorente, comunque riesce a influire nei mercati. Russia, quindi Mosca, San Pietroburgo, la Tumennese, Sicilia, da dove arriva? Senza dubbio dalla Russia, la Tumennese arriva dalla Russia. È più nero un nero d'Avola di Parigi o un vino bianco siciliano? Un vino bianco siciliano. Posti come la Norvegia, Oslo, cioè posti apparentemente lontani eppure vicini. Il nero d'Avola da dove arriva? Da Oslo. È più nero un nero d'Avola di Parigi o un vino bianco siciliano? Ma bianco qua, stiamo parlando di nero e bianco. Venestre, Venestre. Venestre. Mezia. Mezia. Venezia, Mestre. La Rocellara di Trapani, da dove arriva? Venezia. Non mi fate ingannare da questo truffaldino, perché fa domande facili. Lei si fa condizionare psicologicamente? No, difficilmente. La Tumennese, da Mosca, si ricorda? Sì, ma lo che mi condizionasse. Ma l'ho condizionata io e gliel'ho fatto dire, se n'è accorto? Allora è stato bravo, no? Dica qualcosa a quelli che si lasciano condizionare dalle parole. Per me è stato tutta una massa di pendolone. Ragazzi, non vi fate condizionare dai telegiornali, perché spesso dicono minchiate, nel senso che mettono come, diciamo, se la portano, ma non è... Minchia, mi sono incartato. Si fa condizionare? Dipende. Da me si farebbe condizionare psicologicamente? Io sono un mezzo fan, quindi non lo so. Mai farsi influenzare dagli altri e andare dritto per la propria strada con la propria testa. Mi faccio condizionare. Lei sta attento. Certo, l'occhio è tanto, sempre aperto. Per non lasciarsi infilare qualcosa metti dietro. E la mia casa è Piazza Grande.